Buonasera e bentornati con una nuova edizione della 98esima finale della Blacky Cup. Oggi andremo a vedere due player che a memoria non mi sembra di aver mai portato nelle ultime 50 finali di Blacky Cup. Ormai negli ultimi 2-3 mesi ho portato tutte le edizioni della Blacky Cup, stiamo quasi arrivando a 50 su 100 giocate, che è la centesima, dovrebbe giocarsi questa notte, salvo imprevisti. Io il video comunque l'ho registrato precedentemente. Questi sono i pronostici molto equilibrato tra XG Marder e Ilian FIFA. Come al solito andiamo a scoprire questi due finalisti su Twitter. Ilian FIFA è un ragazzo 15enne franco-algerino, molto molto forte. La seconda bandiera, credo, occhio, dovrebbe essere la Siria. Mi confondo sempre tra Siria e Egitto, però a memoria Siria dovrebbe avere due stelline, qui quello che è non ci vedo benissimo, non vorrei fare brutte gaffe. E ovviamente, come nel caso di Beriang, anche lui, non avendo compiuto 16 anni, non può partecipare alle Global Series, non è nel ranking. Secondo finalista sarà Hanso 11, player tedesco, e per il momento ha tutti gli sfavori del pronostico. Probabilmente non è nemmeno verificato, o semplicemente è un player di Xbox che non si è verificato sulla PlayStation, visto che gioca molto poco. Scopriamolo insieme. Infatti, guardate, i tasti corrispondono a quelli dell'Xbox. E infatti, anche in quest'altra foto gioca su Xbox, quindi un player dell'Xbox con il secondo account, o forse se l'è fatto prestare, va a giocare questa Blacky Cup, che ricordiamo è aperta solo su PlayStation. Andiamo a vedere il cammino del bracket, sia dei finalisti come al solito anche degli italiani. Una partecipazione di Manny Papuco, uscito contro Rasta Arthur. Alan Nitt, un ottimo percorso, ha battuto l'ultimo finalista Chousita, poi è uscito solo contro FIFA Fouma. Partecipazione anche solita di Milano Indomabili. Ottima prestazione anche di Tuga, che ha fatto fuori di 70 Pablo, poi è uscito anche lui con FIFA Fouma, che ha battuto l'italiano Miika, Manuel Bacor, Tuga e Nit, per poi uscire contro Twitch Polly Chris, che non conosco. Vediamo qui la partecipazione di Frankie e Vai, Bundle Team, solito. Ottimo cammino, come al solito, di Ercaccia, ha battuto Christian Spide nel derby italiano. Poi al quinto turno Afjord Cactus, che sappiamo corrisponde a Astralis Ustun, e poi è uscito al sesto turno contro il finalista XG Marder. Abbiamo la partecipazione di Oran Giorgio, che ha fatto fuori X Luisi. Bellissimo derby italiano tra King Carmelo e Cosimo Guarnieri. Solita partecipazione anche di Giovi. Jeff, anche lui. Ottimo cammino di Gilbe, che ha fatto fuori Pipe Q. Derby italiano al quinto turno con Ferraro Peppe. E poi arrivato fino in semifinale, sconfitto da uno dei due finalisti, anche lui da XG Marder o Murder, o Murder, non so bene in tedesco come si pronuncia, se all'inglese o in altro modo. Per la prima volta mi sembra di vedere la partecipazione di Skloppa, eliminato al secondo turno. Topchal, uno degli ultimi finalisti. Levinken, che ha fatto fuori Henry Cruz. E poi vabbè, come al solito mi sarò perso qualcuno, però abbiamo fatto una veloce analisi di come è andato questo tabellone. Ritorniamo qui con la finale. Hanso ospiterà questa live. Siamo molto curiosi di sapere che formazione ha, essendo lui un player di Xbox. Andiamo a vedere magari indietro. Ah! Mica male! Si presenta con Gullit Prime, le versioni Toti di Mbappé e Cristiano Ronaldo. Vieira Prime Moment. Poi non capisco Stones, oro raro, che probabilmente toglierà al primo minuto. Comunque dalla doppia a Jones, intesa anche per Tavernier. Difesa 5, credo, dai giocatori in campo. Adama, Cancelo 88 e Diogo Dalot, che dà anche la doppia a Cristiano Ronaldo, anche se in questo caso non servirebbe, visto che ci sono due icone. E Pope, If. In panchina, adesso la vediamo, pieno zeppo di ottimi giocatori nati soprattutto dalle SBC come Rooney, El Shaarawy, Kleiber, Alessandrini, e poi immagino anche le versioni... Scusate, mi sono un attimo interrotto perché ho visto in tribuna Bruno Fernandes Toti. E comunque stavo dicendo, le versioni sicuramente non scambiabili di Mbabu e Berchiche. Maglia nera dei Dux per Hanso,
e maglia bianco-rossa per Ilian. Questa è anche la squadra di Ilian, con anche lui Ronaldo Totti, darà la doppia Kulusevski Future Star, Mbappé, Neymar, If, Rabiot, utilizzato anche lui a dare la doppia a Ronaldo, triangolo della Premier, Jones, Van Dijk e James, e per concludere la rosa ci sono Zambrotta, Cancelo e Ederson. Primo possesso per il player tedesco, Enzo. Vediamo lo schieramento in campo. Per il momento Stones rimane. Vediamo quando deciderà di fare il primo cambio. Cerchiamo un po' di capire lo schieramento. Ecco, ora che è uscito il pallone, difesa 5 confermata. Esce anche Dalot per Kluivert e Mbappé per Stones. Quindi doppio cambio. Attica ultra difensiva. Qui Tavernier che riceve il pallone. Cambio di gioco per Mbappé. Sovrapposizione di Cancelo. Comincia sempre da Mbappé. Abbiamo un pressing molto prepotente da parte di Ilian, che tenta di non far ragionare il proprio avversario. Però rimane in possesso qui con Jones. Vieira si gira. Passaggio centrale per Jones. Riceve palla Cristiano Ronaldo, che si gira al limite dell'area. Cristiano Suole, passaggio indietro per Vieira, poi costretto comunque a ricominciare con Jones. Sempre due uomini addosso per Ilian. Bellissimo anche qui un reverse dentro l'area, potente al tunnel con Cristiano Ronaldo. Si gira ancora dentro l'area, fermato molto aggressivo da Zambrotta. Recupera il pallone Ilian, che parte subito con una gancia al giocatore, un paio di volte, poi lo annulla. A occhio mi sembra Ilian si sia messo in campo con un 4-4-2. Qui Vieira sbaglia il passaggio. Rabiot però, veramente un passaggio osceno con il destro. Ricomincia Enzo. Jones si gira, tocchetta annullata, poi ricomincia da Vieira. Inserisce anche Jones, non c'è più l'appoggio per lui. Cristiano Ronaldo si gira un paio di volte, ancora Jones, palla per Mbappé. Inserimento di Jones che solo davanti al portiere colpisce Ederson, poi la palla in qualche modo gli torna e fa la rete dell'1-0. Qui l'azione di kick-off per Ilian, che ricomincia, sventaglia da destra a sinistra, Zambrotta porta un po' il pallone. Ricomincia da Rabiot, ancora palla al terzino destro. Poi tenta, incredibile, bellissimo, questo aggancia il giocatore a spentagliare dal terzino destro alla punta sinistra. Molto bello, stava sorprendendo Murder. Adesso qui purtroppo ci perdiamo qualche fase di live e sono costretto un attimo a cambiare streaming. Problemi tecnici superati con questo cambio di streaming. Siamo passati alla live di Ilian. Cambia anche la telecamera, ma la partita è la stessa. Zambrotta, sempre con l'aggancio al giocatore, molto pratico. Questa meccanica di gioco non facilissima da imparare. Addirittura la usa anche per passarla a Cancelo. Qui prende campo, ricomincia da Mbappé. Passaggio al centro per Jones, che tenta subito l'aggancio al giocatore. Riceve il pallone Neymar dentro l'area, ma bravissimo Kluivert a chiudere in calcio d'angolo. Lo batte sul primo palo per Cristiano Ronaldo, ma la palla esce lunga. Recuperata anche da Jones in maglia biancorossa. Io scambio col compagno di reparto. Allarga per Neymar, tenta ancora l'aggancia al giocatore, poi lo annulla, bellissima questa finta. Riaggancia per l'attaccante dentro l'area, che però tira una scamorza raso terra ed è facile per Pop andare a parare. Sta impressionando con quanta frequenza usa questa meccanica di gioco. Sta mettendo in seria difficoltà il tedesco. Ancora qui filtrante, sempre con l'aggancio al giocatore. Poi recupera il pallone Mbappé, ricomincia Cancelo. Allarga ancora per Mbappé.
riesce a agganciare il giocatore che voleva, poi sì, e allora Cristiano Ronaldo solo dentro l'area si divora un gol praticamente fatto e il tedesco si salva. Sta dando spettacolo questo Ilian. Sono davvero sorpreso da come utilizza questo aggancio al giocatore, l'ho già detto, però veramente non me l'aspettavo. Non abbiamo mai visto da nessun pro utilizzarlo con questa maestria. Ora qui lo utilizza per far tornare Mbappé, poi ricomincia da James. Cancelo, ancora aggancio al giocatore, anche per un passaggio semplice su Jones. Squadra molto bassa da parte del tedesco, non gli vuole consentire questi filtranti che sembrano essere l'arma migliore del francese. Ancora Ilian che si gira, palla Rabiot centralmente, trova Ronaldo sempre con l'aggancio al giocatore, pure per un passaggio semplice in verticale, e poi va a trovare l'inserimento dell'esterno Kulusevski con il numero 10, fa 1-1, assolutamente meritatissimo. Si ricomincia, 38esimo, la partita è di nuovo in parità. Aspetta annullata da parte di Mbappé, larga per Vieira, non sa ricevere il pallone. Ricomincia ancora da Vieira, poi allarga per Cancelo. Va a fare un po' di possesso adesso il tedesco, vediamo se addirittura vuole prendersi il 45 per sfruttare questo doppio bug, compreso anche il kick-off. Dice no, perché Ilian va a recuperare il pallone. Adesso ancora con la gancia al giocatore, tenta un filtrante però improbabile. Adesso deve difendere con Rabiot. Ultimo possesso del primo tempo, maglia nera che poi sbaglia ancora il passaggio con Jones, in qualche modo gli torna, Cristiano Ronaldo si gira al limite dell'area, trova Mbappé, c'è il movimento di Adama ma lui preferisce passarla a Jones che si è liberato dentro l'area, tira ad incrociare questa volta, Ederson respinge in calcio d'angolo, poi calcio d'angolo corto sulla testa di Cristiano Ronaldo e questa volta grande parata del portiere. Ancora cross dentro l'area piccola qua, incredibile come non abbia posizionato il portiere che probabilmente l'avrebbe presa, rimane sulla linea di porta ed è troppo facile per Cristiano Ronaldo al terzo minuto di recupero del primo tempo riportare il tedesco in vantaggio. Non c'è tempo qui per battere. Statistiche di possesso largamente a favore del tedesco. Ricomincia il secondo tempo, palla in maglia biancorossa. Cancelo, passaggio un po' storto per James che deve rincorrere all'indietro. Ancora aggancia giocatore per Kulusevski sulla fascia sinistra. Passaggio rischioso per Ronaldo che poi alla fine la perde perché è pressato benissimo da difensore centrale che è Mbabu. Vede anche il team press oltre al ripiegamento attaccante. E qua ottimo inserimento di Adama Traoré sulla fascia sinistra, ma c'è ancora una scivolata perfetta di James a fermare tutto. Van Dijk, larga per Zambrotta. Ora Cristiano Ronaldo con un bellissimo tunnel laterale, salta il difensore ma viene fermato dall'altro ancora giocatore in maglia nera. Gullit riceve il pallone, c'è spazio sulla fascia sinistra per Adama Traoré. Però deve ricominciare qui, perde il pallone. Sono un po' confusa, Mbappé riceve il pallone, ancora lui. Faccio indietro per Gullit, Vieira. Ha un po' di spazio. Sempre Vieira. Prova il passaggio centrale un po' forzato ed è facile per Ilian andare a recuperare ancora con la canza giocatore, sempre su Kulusevski. Poi lo riprova per far inserire Cristiano Ronaldo. Attenzione, bravissimo anche ad annullarlo quando non c'è il passaggio in verticale, ancora Cristiano Ronaldo dentro l'area, passaggio con doppia X, perfetto per l'attaccante, la palla rimane lì ma non riesce a segnare.
incredibile questa azione. È molto bravo a prevedere il passaggio, va a recuperare, però la palla finisce in fallo laterale. Triplo cambio, entrano Diatta, Berchiche e Tavernier. Sono usciti i due centrocampisti centrali, oltre a Kulusevski. Ora giocate da parte del player tedesco in maglia nera. Si è fatto entrare El Shaarawy. Non ci sono stati altri cambi per lui. La persa qui. Ronaldo ha un po' di spazio. Tenta ancora l'aggancio al giocatore. Poi si è liberato. Una prateria per Diatta solo davanti al portiere. Qui si divora il gol. Tira addosso a Pop. Si salva ancora una volta il player tedesco. Gullit tenta un filtrante un po' forzato pure perché c'è James, sicuramente non si farà sorprendere in velocità alle sue spalle. La Zambrotta ci palla Ronaldo. La percussione di Zambrotta che va a trovare Neymar, si posiziona la palla sul sinistro con la suola, tira forte sul primo palo e fa 2-2, assolutamente meritatissimo. Bellissima rete qui di Neymar, su assist incredibile di Zambrotta che ha tagliato tutto il campo. Dovrà rifare per il tedesco, che fa la sua solita crocchetta annullata e poi lancione in profondità per Cristiano Ronaldo, roba che non si vedeva da FIFA 15. Io sono veramente sorpreso da come utilizzi l'aggancio al giocatore molto bene, ma addirittura per passaggi orizzontali a centrocampo. Non capisco l'utilità, però sicuramente molto bravo lui a farlo. Ancora ricomincia per Mbappé. Premo un'altra pausa, il francese. Ricordo palla El Shaarawy. Terzini molto alti. Ancora Vieira. Realizzazione per El Shaarawy che è solo davanti al portiere. Però si divora il gol. Sinceramente qui ha fatto anche giusto, era giusto il tiro ad incrociare. C'è stata la gran parata del portiere. Ancora inserimento di Diatta, forse in posizione regolare. Entra dentro l'area, poi tenta un pallonetto col tablet verde. Non ci credo che cosa ho visto. Un pallonetto difficilissimo. Con il timer verde è riuscito a perfezionarlo. Veramente molto bello. E finalmente per lui passa in vantaggio. Intanto vediamo il 5-3-2 di Murder, chiamiamolo così, anche se potrebbe chiamarsi Marder, con El Shaarawy, CC centrale, molto offensivo, assomiglia molto a un 5-2-1-2. Altro kick-off qui per Murder, che fa un lancio lunghissimo per Cristiano Ronaldo, che di testa la pareggia con il kick-off veramente incredibile. Non ho mai visto una cosa del genere, veramente funziona. Questo era FIFA 15, ritorniamo all'altra live perché questa ci ha stufato con tutti gli schermi blu. Veramente mai vista una cosa del genere. Stacco di testa imperioso di Cristiano Ronaldo, questo si può fare solo con Ronaldo Totti. E va a trovare il pareggio al 77esimo. Qualità anche dello streaming molto migliore. Adesso ritorneremo a vedere i comandi del tedesco. Ilian che riallarga sempre con la cancia giocatore, telecamera molto più stretta che però non consente di vedere tutti questi tagli da parte del francese. Qui ancora con Ronaldo, se ne va con un bridge, si presenta solo davanti al portiere, tira a incrociare ancora con il timer verde. Mi sembra di vedere un fenomeno, ragazzi. Capacità di utilizzare meccaniche molto complicate come timed verde sul tiro di potenza e aggancia giocatore da maestro, non ho mai visto nessuno utilizzarle così bene e sta dando veramente spettacolo. Intanto qua il tedesco cambia atteggiamento tattico, passa al 4-1-2-1-2 stretto, ultra offensivo, mette anche pressing costante e profondità leggermente più alta a 7 e vediamo se in questi ultimi 10 minuti riuscirà a creare problemi al francese.
comunque qua ammiriamo il tiro di sinistro di Cristiano Ronaldo. Vediamo se tenterà ancora questo baggone con il lancione di Gullit per Cristiano Ronaldo. La palla esce un po' lunga. In questo caso Ederson riesce a bloccare la sfera. Calcia il giocatore per un passaggio orizzontale a centrocampo. Tavernier poi si allarga. Aspetta il movimento di Diatta. Posizione regolare. Cerca ancora qui l'aggancio al giocatore per Cristiano Ronaldo. Esce una cosa veramente brutta. E perde il pallone. La Ronaldo in maglia nera vede il movimento di Adama Traoré. Prova a entrare dentro l'area, ma viene fermato da un'ottima diagonale di Zambrotta. Ancora qui aggancia il giocatore annullato. Si libera lo spazio per Neymar. Lo annulla ancora un'altra volta. Poi vede la porta libera e decide di tirare. Anche giustamente, però. Guadagna solamente un calcio d'angolo. Aggancia il giocatore per un passaggio all'indietro. Cancelo. Non capisco veramente che cosa sta facendo. Ecco qui. Pallone perso su un tentativo di tunnel. Ottima giocata da parte del tedesco con Mbappé, che si prende tutto il campo. Ultimo minuto anche lui con il player lock. Però viene fermato da Zambrotta. La partita ancora non è finita, mancano 3 secondi alla fine. Passaggio per Cristiano Ronaldo, che non può più tornare indietro, però attenzione, Tavernier, l'arbitro non fischia, il Sharawi dentro l'area. Ottima Mendy annullata, poi rimbalzo per Cristiano Ronaldo. Vieira torna ancora da Ronaldo, che si gira con un tacco, fermato anche forse un po' prepotentemente dal difensore. Non c'è calcio di rigore al 94esimo. L'arbitro fischia la fine. Una delle prestazioni migliori che ho mai visto da un player in una finale. Ilian domina questa partita. Punteggio di 4-3 che credo anche stia stretto per la qualità delle reti che ha fatto. Ancora un'altra volta sorpreso. Cioè, vediamo qui le reti del tedesco. La prima sono una bruttissima respinta del portiere sui piedi di Jones, che va a segnare a porta vuota. Il secondo un calcio d'angolo su, diciamolo però, un errore del francese che non ha fatto uscire il portiere. E il terzo un kick-off veramente misterioso che è riuscito molto sapientemente a sfruttare, questo sì, anche se è un baggone sicuramente mai visto. Ora forse lo inizieremo a vedere anche ad altre persone. Torniamo qui alla live di Ilian, che ci ha mostrato anche il suo 4-2-3-1. E ragazzi, su questa schermata blu direi di concludere il video. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo ancora un'altra volta di iscrivervi al canale, lasciare un like. E ci vediamo domani con un nuovo video. Adesso vediamo che cosa portare, se altre finali di Blacky Cup o qualche contenuto un po' più particolare. E non vi resta altro che attendere domani per scoprire che cosa vi porterò. Bella a tutti ragazzi, ci vediamo domani.